Ci risiamo bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi è lunedì, andiamo a fare il punto della situazione sul mio portafoglio di criptovalute. Vi mostro tutto quello che sta succedendo e andiamo a capire cosa c'è da fare. Perché il mercato è salito tanto relativamente alle altcoin, ragazzi, che vi avevo indicato un mesetto fa, più di un mesetto fa, e dobbiamo andare a fare delle operazioni di ribilanciamento, ragazzi. Oggi parleremo di cosa succede, cosa si deve fare quando il nostro portafoglio che abbiamo stabilito, che abbiamo pianificato strategicamente dopo mesi va verso la direzione sperata o anche no, a volte bisogna ribilanciare tutto quello che c'è dentro e vi farò capire anche perché. Allora, bentornati intanto, oggi lunedì facciamo un video briefing un po' diverso. Alcune altcoin hanno fatto i grandi numeri negli ultimi giorni, nell'ultima settimana Chainlink ha fatto di tutto e di più. Ragazzi, lo abbiamo inserito nel mio portafoglio tempo fa, se vi ricordate, il 29 maggio circa, non ricordo precisamente il giorno. Vi ho pubblicato il video sulle 5 migliori cripto che detenevo per la prima volta da pochissimo tempo. Io tengo quasi tutto in Bitcoin, ragazzi. Ho fatto questo video perché le altcoin avevano dato grandi segnali e vi avevo indicato le 5 criptovalute da tenere in portafoglio contro Bitcoin. Avevo messo anche un titolo leggermente accattivante, un pochettino provocatorio, che molti di voi l'hanno ripreso perché era scritto le altcoin migliori di Bitcoin. Ovviamente io mi riferivo migliori al prezzo, non certamente migliori come tecnologia o qualcosa dietro. Andiamo a vedere che c'era dentro, poi vi richiamo il video, ragazzi, sulla mia testa. Chi non l'avesse visto, il video a maggio pubblicato qui con le 5 migliori cripto da tenere in portafoglio. Andiamo a vedere il mio portafoglio. Oggi lo analizziamo quello che sta succedendo su queste criptovalute. Guarderemo anche i grafici di queste criptovalute. Ce n'è una in particolar modo che conoscete benissimo, che dobbiamo attenzionare proprio dalla giornata di oggi, ragazzi. Quindi questa special guest a metà video la vedremo e guardiamo anche quali sono le possibilità di queste altcoin, se potranno continuare o meno, e poi si ribilancia tutto il portafoglio. Bene, allora, prima di andare avanti, come sempre, io vi devo chiedere di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ragazzi, lasciatemi un pollicione, poi fatemi sapere se avete seguito questo mio video. Chi di voi ha comprato queste altcoin? Chi le ha tenute in portafoglio? Cosa state facendo? E soprattutto, l'idea di ribilanciare il vostro portafoglio con quelle che erano i vostri obiettivi iniziali, lo avete preso in considerazione? Scrivetemi questa cosa nei commenti e ne parliamo un po', perché è molto importante questo argomento nell'ambito dell'asset allocation. Allora, dietro di me, uno dei miei siti che utilizzo, ragazzi, per fare un po' il punto della situazione, perché queste altcoin non le ho tutte su alcuni wallet, li ho misti, quindi le ho separate e tra le altre cose non ho alcuni dati sul mio software di trading automatico multicharts, quindi non posso farvi vedere alcune altcoin perché non sono presenti su Multicharts. E allora utilizziamo CoinStats, che è uno dei miei, diciamo, softwareini da usare per tenere monitorato un po' la situazione, quelli su smartphone, ragazzi. Allora, andiamo a vedere il portafoglio. Il mio portafoglio si chiama Crypto for Pump, vabbè, è una... Basta, non faccio commenti su queste cose, non si ci può commentare. Vabbè, non ridete per favore. Vabbè, andiamo avanti. Ok, allora ragazzi, queste erano le altcoin che io vi avevo consigliato, tra virgolette, perché non do consigli finanziari, mi avevo detto cosa facevo io. E sono anche in ordine. Se vi ricordate, anche nel video vi ho detto che le avevo messe in ordine di trend in base a quelle che era la potenzialità del trend del momento di queste altcoin. In primis c'era crypto.com, quindi il CRO, poi avevamo Chainlink, poi vi avevo indicato Tezos, che era la terza, Binance ed Ethereum come ultima. Perché vi sto dicendo l'ordine, ragazzi? Perché l'ordine
dato un'indicazione anche delle percentuali di investimento da dedicare a queste cripto. Io ho dedicato 2 bitcoin circa, un po' di più, a queste criptovalute e li ho spostate, diciamo, li ho spostati in bitcoin su queste cripto e ragazzi, li ho spostate in base al tipo di trend, quindi il 30% sul CRO, il 30% su Chainlink, che era la seconda, poi ho fatto il 15% su Tezos, il 15% un po' di meno, vabbè, su Binance e il 10% su Ethereum, ragazzi. Okay. E, questa è stata la pianificazione e la distribuzione del mio portafoglio su queste altcoin, perché comunque andava diviso ed è stato fatto in base ai trend, ragazzi. Come vi spiego sempre, vi ho spiegato in un altro video come faccio. E abbiamo pianificato più o meno questo tipo di investimento. Ora però le cose sono cambiate perché queste altcoin hanno guadagnato tantissimo. Intanto andiamo a vedere qual è la charts di questo portafoglio, ragazzi. Allora, è stato fatto, io vi ho indicato il 29 di maggio, qui ho messo una data forfettaria. In realtà CRO e Link le ho prese prima, ragazzi, intorno al 20 di maggio. Però non si vedeva bene, ecco, e quindi ho tolto un po' di rendimento perché Chainlink e CRO il 20 maggio quotavano anche di meno, quindi io le ho in portafoglio a una quotazione inferiore. Come vedete qui da questa struttura, e si vede in maniera chiara, è stata modificata la chart pie, quindi la torta con le percentuali, perché adesso Link è al 36, CRO al 35, BNB al 10, Tezos al 10 e Ethereum al 7,50. Perché, ragazzi? Perché essendo che il CRO e il Link sono schizzati alle stelle e il loro peso sul mio portafoglio è aumentato in maniera accettabile, potrei ancora accettarlo perché siamo a un 6-5%, ragazzi, però in realtà andrebbe ribilanciato, soprattutto perché hanno fatto grandi pump. Poi vedremo tra un poco come si fa. Comunque, qual è il rendimento di questo portafoglio? Il rendimento è abbastanza elevato, ragazzi, sono circa 11.300 dollari, quindi intorno al 55%. Se poi vogliamo andare a vedere qual è il rendimento all the time delle singole coin, sto facendo il 95% su Chainlink, il 79% sul CRO, il 9% su Binance, il 6% su Tezos e il 10% su Ethereum. Il grosso, ragazzi, sta tutto tra Chainlink e CRO. Poi comunque le altre sono andate bene, ma non nella stessa proporzione. Come vedete, c'è un dislivello enorme perché intanto erano le coin più promettenti, insomma, il CRO ne ho parlato tantissimo, e poi erano anche le coin con un trend migliore, quindi non è un caso che abbiano performato anche meglio. Però andiamo a vedere anche graficamente se questa cosa potrà continuare, per esempio, nel tempo, e come si deve ragionare quando avete un portafoglio creato così, ragazzi. Intanto vedete come anche da un punto di vista di andamento della mia equity curve di portafoglio non è che è stato tutto diritto, ragazzi. Vedete che è anche come un grafico. Vedete che c'è la barra di congestione, vedete, ci siamo bloccati qui su questa barra, e soltanto verso la scorsa settimana c'è stato un break grazie a Chainlink, che ha dato la spinta, e CRO invece ha continuato comunque a performare bene. Dal punto di vista di Bitcoin, come è andata, ragazzi? Nello stesso modo, anche più linearmente, perché in realtà io questo rendimento lo dovrei controllare da un punto di vista di Bitcoin, perché non ho usato dollari per fare questa cosa, ho usato Bitcoin. Ma comunque, ragazzi, è andata benissimo perché i miei bitcoin, che erano circa 2, appunto, ve l'ho detto all'inizio, sono diventati circa 3,50. Quindi, insomma, è un rendimento notevole dal punto di vista dei bitcoin e lo è anche dal punto di vista dei dollari. Se mettiamo a confronto, vediamo come nella prima parte, vedete, bitcoin è più basso dei dollari. Quindi perché? Perché bitcoin saliva pure, insomma, si è comportato bene, però da qui in poi addirittura sto guadagnando più in bitcoin
Bitcoin che in dollari, quindi fantastica anche questa diciamo view. Va bene, ragazzi, allora andiamo a vedere le singole coin. Allora, qui in ordine come le ho in portafoglio, le avevo impostate all'inizio. CRO come prima coin, cosa sta facendo? È invertito il trend, è cambiata qualcosa? Non è cambiato niente, ve l'avevo già accennato nello scorso video, ragazzi. Questo è Wobby sul daily, ma insomma gli altri grafici sono anche un po' più puliti perché qui fa degli spike che in realtà non esistono. Ragazzi, non c'è stata alcuna inversione di trend, i minimi sono stati rispettati, la media mobile a 50, scusate, questa è quella a 22 periodi, è rispettata, non c'è un cambio radicale, non c'è niente da fare, ragazzi. Questa è un'altcoin che può stare tranquillamente ancora in portafoglio. Io la tengo strettamente monitorata, l'ho messa anche in earnings, vi farò un video poi anche su questa cosa, però flessibili, questo come ho fatto vedere nel mio webinar famosissimo ormai, quello su Telegram, dove parlavo dell'opportunità del CRO. Poi, per quanto riguarda Link, invece, non mi piace come il CRO, anche se ha fatto i grandi numeri, ma io non amo andamenti ad ascensore, li chiamiamo così, cioè i famosi andamenti a pump e poi dump e poi riassetto o a gradini. Da un punto di vista di analisi matematica, questo tipo di trend si chiama un trend come funzione discreta, va, diciamola così, che si sviluppa a gradini, ragazzi, quindi si sposta a basi di prezzo e non prosegue in un trend lineare. È una differenza enorme tra Link e CRO. Vedete come il CRO ha un trend di natura lineare e una funzione lineare che sale, mentre nel caso di Link abbiamo invece una funzione discreta, con diciamo questi boom 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 che vanno a gradini. Mi piace un po' di meno, sono insomma giusto un po', ecco, ragionamenti un po' da trader, ragazzi, niente di che, perché alla fine quello che contano sono i numeri e non ha una grande valenza questa cosa. Però ragazzi, vedete cosa succede, siamo lontanissimi dalle medie mobili, per questo mi piace un po' di meno, siamo lontanissimi dai precedenti minimi, non ci sono livelli di stop facili da individuare con l'analisi tecnica, e questo ci porta ad avere un atteggiamento più rischioso su queste coin, perché il nostro portafoglio è leggermente più a rischio se io non riesco a proteggerlo con degli stop loss e con dei trailing, in questo caso trailing profit, che siano statisticamente validati con un'analisi dietro. Poi, tra le altre cose, su Link ho massimi su massimi, perciò, ragazzi, andare a individuare un take profit è del tutto immaginario, quindi non ha nessun senso. Non mi è andata a utilizzare le estensioni Fibonacci, non serve a niente, ragazzi, perché queste sono criptovalute, quindi sono giovanissime, possono fare veramente grandi numeri, l'avete visto, perciò insomma, cerchiamo di considerare i dati per quello che anche che sono. L'unica cosa che potremmo fare su Chainlink per capire quando eventualmente invertire è spostarci su un time frame più piccolo, come ad esempio un 4 ore, e andare a ricercare qui i nostri trailing profit, quindi il trailing stop in questo caso sarebbe magari vicino a questa media. Però vedete che distanza, ragazzi, un dollaro è mezzo, insomma, un dollaro è 2, un dollaro è 3. Troppo per i miei gusti, perciò io ribilancio questo portafoglio e lo ribilancio anche per questo, mantenendo le stesse proporzioni, ma lo ribilancio, ragazzi. Allora, Tezos invece, ritorniamo al nostro daily. Molto bello l'andamento degli ultimi giorni, ma c'ha un livello di resistenza da battere, ragazzi. Questa però ci dà un'altra idea. Ci dice che questa coin potrebbe dare una bella botta al rialzo, perché se supererà i 3 dollari e andrà sopra questo livello e magari anche a chiuderci, perché no, potrebbe andare ad aggredire i suoi massimi storici intorno ai 3,84 dollari. Quindi la teniamo in portafoglio, la ribilanciamo con i guadagni di Link e andiamo, insomma, a proseguire. Invece, ecco la altcoin che vi avevo detto, ragazzi, attenzione, stop su Binance, finalmente abbiamo un break di livello importantissimo. Questo è un break di una barra di congestione che dura da più di un mese, 2 mesi, viene da un trend ribassista che
che in questo caso indica un break anche di questa fase. È vero che dovremmo stare sopra questo livello di prezzo, però non è troppo lontano, non ci interessa ed è anche un break che è ciclicamente accompagnato. Ragazzi, magari farò un briefing quando faremo l'analisi ciclica di Bitcoin anche su Binance e lo vedremo insieme. Però in questo momento quello che vi posso dire è che Binance è un buy assolutamente per il breve periodo e poi si vedrà, ma assolutamente un buy perché questo è una indicazione di break. È chiaro che se non dovesse chiudere oggi così, ragazzi, ma fa un retrofront e mi va a chiudere sotto il livello, questa cosa non esiste più. Però per oggi al momento sta dando questa indicazione. Ethereum invece ancora no, ragazzi, è deboluccia, molto vicina a Bitcoin che è debole, stratosfericamente debole, un po' troppo. C'è qualcosa che va ricontrollato su Bitcoin e io ho idea già di cosa, ma probabilmente lo farò nei prossimi video. Ragazzi, iscrivetevi quindi se non volete perdere questi nuovi video che faremo, però ragazzi, anche qui va tenuta. Allora, come si va a ribilanciare il portafoglio? Andiamo a riproporre le stesse identiche percentuali di portafoglio e spostiamo i gain sulle altcoin che hanno performato di meno, togliendoli da quelle che hanno performato di più. In pratica, cosa si fa, ragazzi? Vado a vendere questo 6% in più da LINK. Vado a vendere questo 5,80 in più dal CRO e lo sposto a BNB e XTZ e a Ethereum, perché a Ethereum mi mancano 2,5 punti per ritornare al 10% e a XTZ mancano 5 punti perché qui eravamo, dobbiamo ritornare al 15%, qui dobbiamo ritornare anche a BNB al 15% e qui dobbiamo scendere al 30%. Quindi a ribilanciare un portafoglio si fa esattamente così. Quindi in questo caso quello che è il mio obiettivo relativo a questo tipo di portafoglio è andare a chiudere la posizione. Un pezzettino della posizione sul link e riportarmi al 30%, ragazzi, 30, 30, qui è 15, questo deve ritornare 15 su BNB. Abbiamo visto anche che sta facendo un'up, per cui potrei anche decidere di portarlo al 20 BNB, ragazzi, e magari mantenere 10 su Ethereum e 10 su Tezos, che ancora è sotto il livello di resistenza, ma questi due vanno rimessi in riga, e cioè riportati al 30%. Questo è quello che andremo a fare su questo portafoglio, ragazzi, e boh, vedremo quello che succederà poi nelle prossime giornate. Bene, ragazzi, allora siamo arrivati alla fine. Come sempre, video un po' lunghetto, scusatemi, ma tanti dati da far vedere. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, fatemi sapere anche cosa ne pensate. Li avete fatte queste cose? Avete ricalibrato il vostro portafoglio? Ribilanciate, vi vedo, ok? Scrivetemelo nei commenti. Ciao a tutti.